Buon pomeriggio amici sportivi, in collegamento dallo stadio Fidelis di Andria per seguire il terzo turno di Coppa Puglia, gara di andata in campo. La nuova Andria contro la nuova Spinazzola. Due squadre che hanno... passato i primi due turni. La nuova Andria ha battuto la Virtus Andria per 2-1 e il pareggio poi con il risultato di 1-1 e l'Audace Barletta due vittorie 2-1 e 3-2 per la squadra di Mister Sinisi. La nuova Spinazzola invece ha battuto nel primo turno il Minervino e nel secondo turno il Forte Corato. Andiamo a vedere subito le formazioni con Mister Schiavone che si affida tra i pali al numero 1 La Greca, 2 Ungaro, 3 Messina, 4 Minervino, 5 Francesco Palumbo, 6 Di Noia, 7 Dascoli, 8 Arborea, 9 Cilimato, 10 Quattromini, 11 Bove. A disposizione con il numero 12 Forlasto, 13 Roselli, 14 Antonicelli, 15 Pasculli, 16 Michele Blasi, 17 Roberto Blasi, 18 Rotunno. La squadra di casa invece schiera tre pali il numero 1 Crisantemo, numero 2 Di Palma, 3 Albano, 4 Caporale, 5 Cassetta, 6 Picciocco, 7 Zinni, 8 Palumbo, 9 Fiore, 11 Defato, 10 Defato, 11 Miracapillo. E la nuova Finaspola ad impostare con il numero 10 Quattromini. Cerca spazi, l'apertura a destra per Ungaro. Lancio profondo a cercare la punta, non c'è nessun compagno, allora può impostare il numero 6 Picciocco, l'apertura a destra per Di Palma. Si torna indietro dall'estremo difensore Crisantemo. Rilancio lungo a cercare l'esterno, palla che termina direttamente in fallo laterale. Con le mani pronto il numero 3 Messina, rimessa lunga di testa, si difende la nuova Andria, prova ad impostare Caporale, il capitano della nuova Andria. Lancio profondo, Ungaro è posizionato bene ma col piede di testa, la palla per Bove, si appoggia ancora all'indietro da Ungaro, il dribbling rischioso ma efficace di Ungaro, poi sbaglia il suggerimento, la recupera Caporale solo per un attimo però, Cilimato aggancia Defato, l'apertura a sinistra per Zinni che corre veloce, Ungaro e Minervino non si capiscono, poi Ungaro di testa si affida alle braccia di La Greca che va subito a riprendere il gioco servendo il numero 3 Messina. La palla per Di Noia, un ex di questo incontro. Minervino per Ungaro, la palla per Quattromini. Buono l'apertura per Bove, recupera la palla Caporale, sbaglia il suggerimento, Ungaro ancora non aggancia, poi deve impegnarsi per recuperare palla, il dribbling e poi il suggerimento deviato in fallo laterale. Con le mani ancora Ungaro per Quattromini, di petto mette giù bene, poi l'appoggio per Palumbo. Arborea, la palla profonda intercettata da Cassetta. Si torna indietro tra i piedi di Crisantemo, il lancio profondo preciso nella zona di Zinni che gira bene di testa per Defato, la palla dentro a cercare Fiore, deve uscire dalla propria area La Greca che va al rilancio lungo di testa ancora prima la nuova Andria, poi Ungaro, lancio profondo, l'aggancio buono di Cilimato, poi Quattromini, il numero, arriva la terza maglia blu a fermare la discesa di Quattromini, palla che termina in fallo laterale, completo bianco per la nuova Spinazzola che attacca da sinistra verso destra dei nostri schermi, completo tutto blu per la nuova Andria. Quattromini, la palla per Arborea, perde palla però il numero 8, riparte la nuova Andria, subito fermata da Dascoli, l'apertura per Messina. Arborea con calma, la nuova Spinazzola, Minervino per Ungaro, tutta nella propria metà campo la nuova Andria, la palla di Ungaro, un passaggio a metà, poi recupera palla ancora Ungaro, Quattromini prova ad andare via, sempre tra i più vivaci,
dalla tre quarti in poi, il numero 10 della nuova Spinazzola. Il rilancio profondo di Cassetta con la palla che termina direttamente in fallo laterale. Ci sarà rimessa con le mani a favore della squadra ospite. Nuova Spinazzola reduce dal pareggio importante contro la capolista Omnia Bitonto per 1-1. Il pareggio è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Un risultato importante visto che l'Omnia Bitonto l'aveva né mai perso né pareggiato, solo vittorie per la squadra di mister Costantino. Nuovo Spinazzola ha fermato le vittorie consecutive dell'Omnia Bitonto. Nuovo Spinazzola che occupa il terzo posto in classifica, 25 punti. Un altro campionato, quello della Nuova Andria, che dopo la via difficile ha trovato punti importanti, adesso ha ben 13 punti in classifica. Squadra giovanissima, quella allenata da mister Sinisi, che oggi è squalificato. Reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro la Real Bat. Palla al limite, De Fato pensa alla conclusione, fermato Minervini prova ad uscire, palla al piede, buono l'anticipo di Cassetta su Cinimato, poi Ungaro, la palla per Bove, il dribbling di Bove, poi l'intervento di Caporale che mette palla in fallo laterale, con le mani pronto il numero 2 Ungaro, la palla per Quattromini, ancora Ungaro di prima, palla deviata, prova ad avanzare la Nuova Andria, c'è prima di tutti Minervino che lascia sfilare la palla tra le braccia di La Greca. Il rinvio lungo di La Greca nella zona di Bove che cancia bene, stop and go, Bove ancora cerca un dribbling di troppo, arriva l'intervento di De Fato che poi mette palla lunga, prova a raggiungere la Fiore, in anticipo Minervino che cerca un dribbling difficile, perde palla Minervino, la palla per Zinni non è precisa, allora l'intervento di Arborea che scivola, Palumbo, la palla per Zinni, è rimasto a terra Arborea, ancora Zinni, si continua la rete di Zinni per l'1-0 della Nuova Andria con Arborea che è ancora a terra, arriva la rete del vantaggio della squadra di casa con Zinni che ha calciato sul primo palo, La Greca non impeccabile in questa occasione, ha lasciato scoperto il primo palo, Zinni ha visto l'angolo scoperto, è andato a calciare proprio lì, si rialza Arborea, nulla di grave per il numero 8 in maglia bianca. Cambiato il risultato al settimo minuto del primo tempo, in vantaggio la Nuova Andria con la rete del numero 7 Zinni, classe 96. Riparte la Nuova Spinazzola, adesso costretta a rincorrere. Quattromini, la palla per Arborea, lancio profondo, palla deviata da De Fato che arriva comunque a Bove, poi Quattromini, la palla profonda a cercare Cilimato, il rinvio lungo che trova Bove, dalla distanza Bove, il dribbling, poi il mancino preciso blocca Crisantemo, la risposta della Nuova Spinazzola con Bove, conclusione precisa che Crisantemo ha letto con largo anticipo, è andato a bloccare senza problemi l'estremo difensore della Nuova Andria, rilancio lungo, mette giù Fiore, poi Palumbo dietro per La Greca, rischia qualcosa la Nuova Spinazzola, Minervino, palla alta in anticipo Palumbo che subisce fallo, fallo commesso da numero 9 Fiore, calcio di punizione a favore della Nuova Spinazzola che gioca subito corto a cercare Messina, la palla per Quattromini, lancio lungo a cercare Cilimato, palla che passa, poi corre veloce di Palma a cercare di far scorrere palla oltre la linea di fondo campo, palla che non esce, poi Di Palma costretto a mettere palla in calcio d'angolo, ci sarà il primo calcio d'angolo dell'incontro a favore della Nuova Spinazzola, la gioca corta, Tascoli, la palla
palla per quattro uomini, attaccato quattro uomini, prova ad andare via, riesce con un gioco di prestigio, poi il cross dall'altra parte, c'è Di Noia, aggancia bene Di Noia, ancora un dribbling, va via Di Noia col mancino, pensa alla conclusione, poi Di Noia ancora in fondo, la palla dentro, messa in calcio d'angolo da Caporale. Il secondo calcio d'angolo consecutivo a favore della Nuova Spinazzola, dalla bandierina è pronto Bove. Sta crescendo adesso la Nuova Spinazzola dopo aver subito il gol dello svantaggio. Parte Bove, la palla sul primo palo. L'intervento di De Fanto che mette palla ancora in calcio d'angolo. Non ci si sposta da lì. Sarà ancora Bove ad occuparsi di questo calcio d'angolo. La palla ancora tesa dentro di testa. Tocca Caporale che mette palla dall'altra parte dove c'è Messina. Il dribbling di Messina in una zona di campo abbastanza scivolosa. Fiore tocca palla in fallo laterale, resta davanti la Nuova Spinazzola con le mani, la palla per Tascoli che scivola ancora. Questa volta la rimessa sarà a favore dei padroni di casa. Con le mani pronto il numero 2 Di Palma. Messa lunga, di testa Fiore tocca, poi quattro uomini, Cilimato trattenuto, si continua a giocare per la regola del vantaggio, la palla per Bove dal limite, pensa alla conclusione, poi arriva Caporale, chiuso Bove, si torna all'indietro da Ungaro, poi si fa vedere ancora Bove, palla che resta in campo, con le mani pronto Ungaro, la palla per quattro uomini. Toccato duro da Caporale, ci sarà il calcio di punizione a favore della squadra ospite, sulla sfera ci va proprio lui, il numero 10, quattro uomini, da lì potrebbe anche calciare il fantasista dello Spinazzola. Dalla rincorsa sembrerebbe optare per il cross, quattro uomini, due in barriera per Crisantemo. Parte quattro uomini che va al cross sul secondo palo di testa, Arboria aveva colpito bene, cioè però posizione offside, tutto fermo, si ripartirà con il calcio di punizione a favore della Nuova Andria. Affidato a Crisantemo che opta per il lancio lungo, mette giù bene Fiore, poi arriva De Fato, corre veloce ancora Zinni che ha spazio, Zinni rientra sul destro, pensa alla conclusione, la prova, conclusione da dimenticare che termina direttamente sul fondo. Buona la preparazione, meno l'esecuzione di Zinni, ci sarà solo rimessa dal fondo. 12 minuti sul cronometro, Nuova Andria 1, Nuova Spinazzola 0. Contro tutti i pronostici è passata in vantaggio la squadra di casa. Il rinvio lungo, Tascoli non riesce a colpire, poi arriva a quattro uomini. La palla lunga di Messina, aggancia Di Noia, spinto, c'è il calcio di punizione. Quattro uomini, la gioca corta per Di Noia, di tacco per Messina, Tascoli prova ad andare via, l'intervento in scivolata, duro ma non falloso quello di Palma, con le mani pronto ancora Messina, la palla per quattro uomini, Tascoli, Di Noia, c'è fallo ma si continua per la regola del vantaggio, Messina dal fondo, pensa al cross, lo prova, palla deviata, ancora in calcio d'angolo. Sta spingendo davvero tanto in fase offensiva la Nuova Spinazzola, dalla bandierina c'è quattro uomini, la palla sul primo palo, mette fuori Albano, poi arriva Zinni che prova a far salire i suoi, intervento falloso di Palumbo su Zinni che permette ai suoi di respirare, di alzare il baricentro. Palla corta, Caporale, apertura.
addirittura a destra per Miracapillo, subito la girata a cercare De Fato in anticipo, Minervino, è uscito anche la greca, Minervino però recupera palla, va subito al rilancio lungo, rilancio poco preciso che termina direttamente in fallo laterale, rimane pronto Di Palma. Lungo nella zona di De Fato che aggancia bene la sponda per Palumbo, Ungaro in anticipo, poi Arborea, la palla per Bove, si può distendere bene adesso la nuova Spinazzola, lo fa con Bove che si allunga un po', palla riesce comunque a servire Di Noia, quattro uomini, l'apertura a sinistra per Dascoli di testa, ottimo intervento di Di Palma che mette palla in fallo laterale, rimessa affidata al solito Messina, quattro uomini, la palla retrata per Palumbo che va al rilancio lungo, Cilimato va a commettere fallo, calcio di punizione a favore dei padroni di casa, sulla sfera c'è l'estremo difensore Crisantemo. Capillo che prova a mettere giù, non riesce ad agganciare la sfera, rimessa laterale a favore della squadra ospite con le mani Messina, Cilimato non aggancia, poi Picciocco, la palla per Palumbo, si chiude la triangolazione, ci sarà ancora rimessa con le mani affidata a Messina, di testa Di Noia, prova a toccare, poi cassetta dietro per Crisantemo, rilancio lungo, prima a colpire Palumbo, Di Palma per Palumbo, ancora Di Palma, Minervino in anticipo, l'apertura per Bove che cercava Arborea a destra, passaggio impreciso con la palla che termina in fallo laterale, con le mani Albano, Zinni, Bove riesce a recuperare palla, cerca il cross, poi Cilimato, la palla per Di Noia, dietro cercare Arborea, la conclusione sporca, poi Cilimato gira in porta, palla che termina di poco alta sulla traversa, buona occasione per la nuova Spinazzola alla ricerca della rete del pareggio, ci è andato vicino adesso Cilimato, il rinvio lungo di Crisantemo, Minervino a vuoto, alle spalle c'è Palumbo che cerca Cilimato, prova a mettere giù Cilimato, arriva Caporale, Albano, lancio lungo, Palumbo ancora mette giù bene, poi quattro uomini, la palla per Messina che cerca di tenere la palla in campo, non ci riesce, ci sarà rimessa con le mani affidata a Di Palma, Miracapillo, la palla per De Fato, arriva Palumbo, la palla retrata sbagliata per Fioresce, la greca che mette in fallo laterale, qualche disattenzione in fase difensiva per la nuova Spinazzola, ci ha messo una pezza l'estremo difensore, la greca. C'è un controfallo, sarà Messina a rimettere il pallone in gioco, la palla per Minervino, Messina, il lancio profondo, arriva però a De Fato, arriva a quattro uomini che gli ruba palla, poi Dascoli, Palumbo, lancio profondo, prima di tutti arriva il capitano della nuova Andrea che mette palla ancora lunga che termina in fallo laterale con le mani Francesco Palumbo. La spinta ai danni di Dascoli, calcio di punizione a favore nuova Spinazzola. Messina, il lancio lungo, cercare Dascoli, di testa bene Di Palma, poi quattro uomini, recupera palla bene, la palla dentro a cercare Cilimato che ripeto mette giù, alle spalle non c'è nessuno,
il rinvio lungo di Cassetta, dall'altra parte Minervino di testa appoggia per la Greca. Il rinvio lungo di la Greca, Cilimato trattenuto da Caporale, calcio di punizione a favore nuova Spinazzola. Pronto 4 uomini, la palla in area a cercare Bove, aggancia bene Bove, spalla la porta, prova a guadagnare qualcosa da una situazione difficile, adesso anche raddoppiato Bove, cerca il cross, mette fuori però Picciocco, De Fato. Caporale mette palla avanti, arriva Ungaro che cerca Bove, lo scambio ancora con Ungaro, attaccato da Zinni, ancora Ungaro cerca di andare via sulla destra, poi travolge Zinni, ci sarà calcio di punizione a favore della nuova Andria. Calcio di punizione affidato ad Albano, il lancio lungo dove c'è solo Minervino che cerca e trova Quattromeni, l'apertura per Messina. Lancio lungo, mette fuori Cassetta, una zona di campo dove la Greca può uscire e recuperare palla con calma, poi l'appoggio per Palumbo. Lancio lungo di testa di Noia per Cilimato, la palla per Tascoli in anticipo, Di Palma appoggia dietro per Crisantemo, palla difficile, poi Di Palma di testa mette ancora fuori, lancio profondo di Palumbo, di testa ancora Francesco Palumbo, calcio di Bolivia nelle due formazioni. Bove prova a guadagnare il fondo, velocissimo Bove, chiuso da Cassetta, ultimo a toccare è Bove, la rimessa che permettono questo evento. La Legia, abbigliamento sportivo in via Duca degli Abruzzi ad Andria, Cereal Fair di Pantone Domenico a Spinazzola, parrucchiere per uomo, linea uomo a Spinazzola e Fertil Sud sempre a Spinazzola. Mira capito, la palla per De Fato, l'apertura dall'altra parte a cercare Zinni, Ungaro non riesce a colpire di testa, Zinni prova ancora ad andare via, steso da Ungaro, calcio di punizione a favore della nuova Andria, il fallo commesso da Ungaro che in questi primi 22 minuti del primo tempo è sembrato un pochino in difficoltà sulle discese di Zinni. Zinesio va ancora via, palla che però oltrepassa la linea di fondo, ci sarà la rimessa a favore della nuova Spinazzola. Il rinvio profondo di La Greca, di testa di Noia, poi quattro uomini, mette giù, l'apertura per Bove, lancio profondo a cercare Cilimato, pochino lungo, esce Crisantemo che va a bloccare, la palla per Miracapillo, lancio profondo, c'è Minervino in anticipo su tutti che però è in difficoltà, deve mettere palla direttamente in fallo laterale, con le mani pronto Di Palma. Fiore aggancia, c'è però un controfallo a beneficio della nuova Spinazzola, con le mani è pronto Messina, la palla per Cilimato, la mette giù bene di petto, lo scambio ancora con Messina, centrale per quattro uomini, poi Arborea si ferma, si torna a sinistra, ancora quattro uomini, cerca un dribbling, poi trova Di Noia, l'appoggio arretrato per Ungaro, la palla dentro a cercare quattro uomini,
qualche difficoltà nell'aggancio, poi riesce ad andare via il tunnel e danni di caporale. E poi va a commettere fallo. È stato un tunnel di 4 uomini, danni di caporale. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola. 4 uomini non lo scopriamo sicuramente oggi, dotato di una tecnica al di sopra di questa categoria. Sarà proprio lui a battere questo calcio di punizione. Parte 4 uomini, la palla morbida dentro, esce Crisantemo, non c'è fallo, mette fuori la nuova Andria. I giocatori di Mister Sinisi che chiedevano una carica sul portiere, non è stato d'accordo il direttore di gara che ha lasciato continuare il gioco. Ci è arrivato il dribbling, messo giù. Calcio di punizione. Arriva il giallo ai danni di Caporale. Due falli. A distanza di 1 minuto. Non ha potuto fare diversamente il direttore di gara, che è andato ad ammonire il capitano della nuova Andria. Calcio di punizione da una posizione interessante. Circa 30 metri dalla porta. Sembra essere deciso a concludere in porta il numero 11 Bove. Tre in barriera per Crisantemo. Parte Bove, la conclusione in porta che va a colpire la barriera. Poi arriva Quattromini che recupera palla. Attaccato da Fiore. C'è ancora calcio di punizione a favore della nuova Spinazzola. 4 uomini. L'apertura a destra per Ungaro. Il cross di prima intenzione. Palla che passa. Esce Crisantemo che va ancora a bloccare. Adesso costante la presenza della nuova Spinazzola nella metà campo della nuova Andria alla ricerca del pareggio. La squadra di Mister Schiavone. Minervino, la palla per Bove. Quattromini, prova ad andare via. Dribbling ancora efficace di Quattromini che prova a far tutto da solo. Ancora Quattromini. L'apertura per Bove, precisa dal fondo. Il cross di Bove, buono. Mette fuori Di Palma. La palla arriva a Fiore. La palla per Zinni che rientra sul destro. Si ferma, prova a dare uno sguardo davanti. Poi Zinni va via. Il dribbling, buon lavoro di Zinni. L'apertura per De Fato. In posizione irregolare il numero 10 della nuova Andria. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola. Calcio di punizione affidato a Minervino che va al rilancio lungo di testa bene Albano. Poi Caporale. La girata davanti dove c'è Palumbo che va a colpire di testa. Poi ci è rimasto, forse una trattenuta non giudicata fallosa. De Fato, la palla per Zinni, forse un pochino lunga, ci prova a raggiungerla Zinni. Non riesce a tenere la sfera in campo. Ci sarà il rinvio dal fondo affidato a La Greca. Suggerimento vicino a cercare Minervino. La Greca. Ancora Minervino. Con calma adesso la nuova Spinazzola. L'apertura per Ungaro. Lungo fascio a cercare Bove. L'appoggio per Arboria. Dentro a cercare Di Noia. Palla un pochino lunga. In anticipo Cassetta che va poi ad uscire palla al piede. Rischia qualcosa. Ci mette una pezza a Caporale. La palla deviata da Quattromini. Arriva Dascoli. Ancora Quattromini. Arborea. Tenta a cercare Cilimato. Preso un pochino contropiede il centravanti della Spinazzola. Allora si gira bene De Fato a centrocampo. Prova a distendersi la nuova Andrea. Quattromini. Commette fallo. Calcio di punizione.
a favore dell'Andria, che può respirare un po'. Sulla sfera c'è Caporale, la palla per Di Palma, ancora Caporale, Picciocco, dribbling rischioso, riesce comunque ad andare via. Poi Alvano, la palla dentro, diventa buona per Fiore, il raddoppio di Minervino che commette fallo, calcio di punizione a favore della Nuova Andria dal limite dell'area. Posizione interessante per questo calcio di punizione affidato a De Fatto, si avvicina anche Caporale. Quattro in barriera per la Greca. Sempre De Fatto e Caporale sul punto di battuta. Parte De Fatto, tocca per Caporale, la conclusione potente che va a colpire la barriera. Poi De Fatto dal limite, resta davanti ancora l'Andre, il cross di Zinni dall'altra parte, troppo forte per Miracapillo che non riesce ad agganciare. Palla che si spegne sul fondo, ci sarà la rimessa a favore dello Spinazzola quando siamo al 30° minuto in questo primo tempo. Sempre in vantaggio il padrone di casa per una rete a zero, decide la rete di Zinni. Il rinvio di Minervino, 4 metri di testa, tocca per Arboria, interviene Caporale, non aggancia bene Palumbo e allora Ungaro lancio profondo a cercare Pove, di testa meglio Albano, Caporale, la palla dentro a cercare Miracapillo, dall'altra parte passaggio impreciso, Ungaro intercetta Di Noia, di prima a cercare Pove, c'è ancora Caporale che recupera palla, poi Palumbo mette palla lunga di testa Cassetta, poi Di Palma, quattro uomini, scivola, ne approfitta Miracapillo, Tascoli, poi Arboria, la palla per Quattromini che prova a tagliare il campo in maniera centrale, sbaglia poi il passaggio, arriva Caporale, intervento sul pallone però un pochino scomposto, intervento su Arboria che resta a terra, arriva lo staff medico per Arboria, intervento con il piede a martello quello di Caporale, giusto la decisione del direttore di gara. Ne approfittiamo ancora per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento: la Legia, abbigliamento sportivo in via Duca delle Abruzzi ad Andria, Cereal Ferra a Spinazzola, Fertil Sud a Spinazzola e Linea Uomo parrucchiere a Spinazzola in corso Umberto. Tascoli, la conclusione deviata, deve evitare il calcio d'angolo Alvano, la palla lunga De Fatto mette giù, poi prova ad andare via centralmente, subisce fallo da Quattromini. I ragazzi dell'Andria chiedono un cartellino giallo ai danni di Quattromini, non è d'accordo il direttore di gara, si continua a giocare con il lancio lungo di Messina, Arboria per Quattromini, l'intervento di Miracapillo, Ungaro mette palla profonda, arriva Di Noia che va via bene con una finta di corpo, Di Noia prova a sfondare la palla per Cilimato, trattenuto, ultimo uomo forse di Cassetta, arriva un cartellino rosso ai danni del difensore centrale della Nuova Andria, dobbiamo solo individuare bene chi è stato espulso, si tratta di Cassetta o Picciocco. Sei un pazzo, arbitro! Cilimato si era girato bene, trattenuta vistosa ai suoi danni. Calcio di punizione e cartellino rosso. Ai danni dovrebbe trattarsi di Cassetta. Nuova Andrea adesso
nell'inferiorità numerica, il vantaggio di una rete. Un po' di nervosismo adesso dopo questa decisione arbitrale. Non ha avuto nessun dubbio il direttore di gara. Sei un pazzo! Per estrarre il cartellino rosso. Che sagra. Non l'hai fatto, no, l'hai fatto, basta. È un coglione. Temo cosa aggrappa a mano. È stato il numero 6 Picciocco ad essere espulso. Cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Nuova Andrea in inferiorità numerica. Ci sarà il calcio di punizione dal limite dell'area. 5 in barriera per Crisantivo. Parte 4 uomini, la conclusione è potente ma poco precisa. Si spegne sul fondo. È stato molto bravo Cinimato a smarcarsi e a farsi trattenere lì al limite dell'aria. Il rinvio lungo di Crisantino, testa a 4 uomini, la palla per Cinimato che mette giù bene, poi la palla per Tascoli, l'intervento di Palma, duro ma non falloso, palla che oltrepassato la linea laterale, ci sarà la rimessa con le mani affidata a Messina. Palla ancora fuori dal campo, questa volta la rimessa a favore dell'Andria con le mani di Palma. Rilancio lungo di testa, tocca De Fato, si continua a giocare. Minervino, passaggio un pochino rischioso, mette lunga Ungaro, poi Zinni di testa a Palumbo, 4 uomini, prova ad agganciare, va via, mezza 2 ancora, 4 uomini, calcio di punizione subito battuto, 4 uomini per Arborea, adesso alla ricerca del pareggio più che mai la nuova Spinazzola. Di Noia, la palla per Bove, l'1-2 con Di Noia, posizione regolare Di Noia, la conclusione, l'intervento di Cassetta miracoloso in calcio d'angolo. Di Noia aveva calciato a 2 passi da Crisantemo. Intervento di Cassetta davvero importante, dalla bandierina Bove, la palla dentro, Palumbo, non ci arriva di un soffio, dall'altra parte Messina aggancia, cerca ancora il cross, riesce a crossare, diventa un tiro, Crisantemo blocca, lo tiene lì, prova a guadagnare secondi preziosi adesso il estremo difensore dell'Andria. Andrea in vantaggio di una rete ma in inferiorità numerica per l'espulsione di qualche minuto fa ai danni di Picciocco. Di testa a Miracapilo, prova ad allungare, la greca per 4 uomini. Ungaro, Di Noia attaccato da Caporale, ancora Di Noia, la palla per Minervino, 4 uomini. Lancio lungo a cercare Cinimato, non riesce ad agganciare Cinimato, poi arriva Tascoli, l'intervento di Di Palma in fallo laterale. Con le mani Messina, la palla per Tascoli, l'intervento ancora di Palma che poi va al rilancio lungo, prova a raggiungere palla Fiore, riesce a toccare Fiore, poi Minervino. Il passaggio arretrato a favore di La Greca, poi ancora Minervino, Arborea, Ungaro di prima per Di Noia, palla corta che riesce comunque ad arrivare a Di Noia, lancio profondo a cercare Bove, intervento di Albano che poi rischia qualcosa, il fallo di Bove ai danni di Albano. Calcio di punizione a favore dell'Andria, Albano per Cassetta, lancio lungo a cercare Miracapillo,
riesce ad agganciare il numero 11 dell'Andria. Messina per Arborea, prova a sfondare Arborea, un calcio di punizione, fallo commesso proprio ai danni di Arborea, 4 uomini, la palla per Bove, 4 uomini dentro a cercare la punta, mette fuori Albano, Fiore, Miracapillo, poi alza un campanile, si scontrano De Fato e Zinni, ne può approfittare lo Spinazzola con Di Noia, la palla per Arborea, dentro a cercare Cilimato, l'intervento buono di Cassetta, poi Caporale, dietro per Crisantemo, apertura sinistra per Zinni, lancio lungo a cercare De Fato, Minervino, 4 uomini, intervento di De Fato che recupera palla lì a centrocampo, prova a partire l'Andria, la palla per Palumbo, De Fato, Messina per Dascoli, prova a partire l'esterno sinistro dello Spinazzola, l'intervento ancora pulito, buono di Palma, con le mani Messina per Bove, mette fuori Palumbo, poi Minervino in anticipo subisce fallo, calcio di punizione a favore dello Spinazzola. Minervino, la palla per Arborea, lo scambio ancora con Minervino, la palla morbida, cercare Cilimato che di testa prova a servire Dascoli, mette fuori Miracapillo, Palumbo, la palla per Messina, di tacco cercava Dascoli, palla che termina in fallo laterale. Noi intanto ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento, Cereal Fair a Spinazzola, Fertil Sud a Spinazzola, Linea Uomo Parrucchiere sempre a Spinazzola e Legea ad Andria. Minervino alza un campanile nella zona di Messina, di testa Messina prova a tenere palla in campo, non ci riesce, con le mani pronto Di Palma, Arborea, prova ad andare via, la palla per Dascoli, posizione centrale per Dascoli, potrebbe calciare da lì Dascoli, poi cerca e trova Cilimato, l'aggancio non perfetto, intervento di Caporale, poi Minervino ancora in anticipo, perde palla però, la recupera Fiore, occhio perché adesso lo Spinazzola è scoperto, De Fato prova a mettere giù la palla dentro per Miracapillo, Ungaro ci mette una pezza, poi la Greca rischia qualcosa, va al rilancio lungo direttamente in fallo laterale, è andato a calciare col destro la Greca, non è il suo piede e si è visto in questa occasione, con le mani Zinni, Fiore, Zinni, ancora lui, il palleggio elegante di Zinni, poi Ungaro in chiusura prova ad andare via, Zinni recupera ancora palla, arriva a 4 uomini che commette fallo, intervento che in questa circostanza non è sembrato falloso, quello di 4 uomini, è stato comunque fischiato calcio di punizione a favore dell'Andria. Sulla sfera c'è il capitano Caporale, comincia a muovere qualcosa sulla panchina della nuova Andria, parte Caporale, la palla sul secondo palo, palla che resta di Palumbo, poi Minervino ancora batti e ribatti, la conclusione, esce la Greca che blocca il rinvio con le mani di la Greca, prova a far partire veloce Dascoli, la palla per Arborea, Messina ancora Dascoli, fallo laterale a favore dello Spinazzola quando siamo al 43esimo minuto questo primo tempo, sempre in vantaggio la nuova Andria 1-0, la rete di Zinni, nuova Andria in inferiorità numerica per l'espulsione di Picciocco,
caporale, rilancio lungo, prova a tenere palla in campo Fiore, palla che termina oltre la linea laterale con le mani, pronto Palumbo, la palla per Arboria, di prima per Minervino, la greca, Palumbo, Messina, prova ad andare via Messina sulla linea laterale, guadagna una rimessa con le mani Messina, la palla per Dascoli, il passaggio di ritorno ancora per Messina, 4 uomini, Bove, 1-2, ancora 4 uomini, prova a tagliare lui il campo centralmente, scalciato da dietro da Palumbo, calcio di punizione a favore della nuova Spinazzola, l'intervento falloso ai danni di 4 uomini. Le indicazioni di mister Schiavone a 4 uomini. Spinazzola alla ricerca della rete del pareggio. Parte 4 uomini, il cross dentro, troppo sul portiere, blocca Crisantemo. Il rinvio lungo di Crisantemo, un po' scoperta la difesa dello Spinazzola, c'è Minervino che però di testa va a mettere in fallo laterale. Un minuto di recupero, altri 60 secondi prima dell'intervallo. Con le mani di Palma, la palla per Miracapillo, mette fuori Palumbo, poi Messina, il tocco di Miracapillo, ancora in fallo laterale. Di testa di Palma, palla che passa, poi Palumbo di testa per Minervino, esce la greca che va a bloccare. Rinvio lungo di la greca, di testa Cassetta, la palla arriva a Zinni, si allarga Zinni, finisce qui però il primo tempo tra Nuova Andrea e Nuova Spinazzola, in vantaggio la squadra di casa per una rete a zero, la rete al decimo minuto di Zinni, poi l'espulsione di Picciocco con la Nuova Andrea che adesso continuerà il secondo tempo con l'uomo in meno, inferiorità numerica per la squadra di mister Sinisi. Noi ringraziamo ancora gli sponsor che permettono questo evento, Fertil Sud, Spinazzola, Cereal Ferra, Spinazzola, Linea Uomo, parrucchiere a Spinazzola e Legea ad Andrea. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Nuova Andrea e Nuova Spinazzola. Tutto pronto per il secondo tempo tra Nuova Andrea e Nuova Spinazzola, sarà la squadra di casa a riprendere l'incontro, attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi, in completo blu dall'altra parte, completo bianco per la Nuova Spinazzola. C'è stato un cambio tra primo e secondo tempo tra le file dell'Andrea, è entrato il numero 13 Terlizzi, è uscito l'attaccante il numero 9 Fiore, cambio dovuto anche all'espulsione nel primo tempo del numero 6 Picciocco. Nuova Spinazzola alla ricerca del pareggio, sotto di una rete la squadra di mister Schiavone, la rete di Zinni al decimo minuto del primo tempo. Non ha effettuato ancora cambi mister Schiavone. Ci sarà fallo laterale a favore dello Spinazzola, con le mani Ungaro, la palla per Bove che di testa prova a servire Cinemato, la palla passa per Di Noia, fermato da un fallo, calcio di punizione a favore della Nuova Andrea, fallo commesso da Cinemato. E lo puoi prestare Michele Cappellino, calcio di punizione affidato a Crisantemo. Nuova
squadre che allora farà meno di un attaccante per dare forza alla linea difensiva. Tascoli, la palla, l'apertura a destra, l'intervento di Albano, palla che termina in fallo laterale con le mani ancora Ungaro, mette fuori Caporale, poi Quattromini, la palla ritratta per Minervino, Palumbo, dove? Messina, tua. La palla per Bove, Quattromini con l'esterno, bene per Dascoli, ancora Dascoli con la suola, prova ad andare via, l'intervento di Caporale che recupera la palla, prova a partire lui, Caporale, palla al piede, si decentra un po' Caporale, riesce a resistere alla pressione di Minervino che non commette fallo, guadagna una buona rimessa con le mani Minervino, il rinvio lungo per Di Noia, commette fallo Di Noia, calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Cambio tattico per mister Schiavone, Bove è andato a fare la punta, Di Noia all'esterno a destra, Quattromini, il lancio profondo a cercare Dascoli, la palla è buona, intervento di Terlizzi, due volte, Dascoli continua però il pressing, mantiene il possesso palla e subisce anche fallo Dascoli, l'intervento falloso commesso da Terlizzi. Calcio di punizione a favore della nuova Spinazzola, sulla sfera c'è Quattromini, due minuti trascorsi in questo secondo tempo, sempre in vantaggio 1-0 l'Andrea, la palla dentro per Cilimato di testa, tutto solo, ha colpito bene Cilimato, non è riuscito però ad inquadrare lo specchio della porta, palla che termina sul fondo, grande occasione per lo Spinazzola, il colpo di testa di Cilimato, il rinvio lungo di Crisantemo, palla che tocca a terra, poi Quattromini, il raddoppio di Arborea che recupera palla, Quattromini, l'anticipo di Palma che poi va via bene, palla al piede, De Fato non riesce ad agganciare, allora arriva Minervino, l'apertura a destra per Ungaro, attaccato da Miracapillo che recupera palla, poi ancora Ungaro, lungo fascio, cercare Di Noia, prova ad andare via Di Noia, la palla per Bove, 1-2 con Di Noia, non precisissimo, riesce comunque a tenere palla in campo Di Noia, arriva l'intervento di Cassetta che ruba palla, poi prova ad andare via, palla al piede, intervento falloso di Bove su Cassetta, arriva il cartellino giallo ai danni di Bove, calcio di punizione, riprenderà il gioco Crisantemo, il rinvio lungo De Fato, la palla per Miracapillo che prova ad andare via, l'intervento di Ungaro, poi ancora Miracapillo prova a tenere palla in campo, Ungaro lancio lungo Di Noia prova a mettere giù, l'intervento di Albano, poi Caporale, intervento falloso di Arborea su Caporale, calcio di punizione a favore dell'Andria, sulla sfera c'è Cassetta, lancio lungo impreciso, Ungaro lascia sfilare la palla in fallo laterale,
rimane andrà proprio lui a riprendere il gioco. Palla profonda di Noia di petto. Mette giù, prova a girarsi, prova ad andare via. Arriva Miracapillo, ancora di Noia. Intervento falloso di Caporale su di Noia. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola. Sulla sfera c'è Minervino. La palla per Palumbo. Lancio profondo a cercare Cilimato. Mette fuori Terlizzi. Mette fuori anche Di Palma. Poi dall'altra parte Minervino aggancia. Lancio ancora lungo a cercare Cilimato. Di testa a Cassetta. Quattromini. Dribbling buono ancora di Quattromini, che prova ad andare via centralmente. Quattromini ne salta tre. Ancora Quattromini. Trattenuto in maniera vistosissima da Palumbo. Calcio di punizione, cartellino giallo ai danni di Palumbo. Quattromini, quando punta, riesce sempre a saltare l'uomo. Giocatore fondamentale per lo Spinazzola, che crea puntualmente la superiorità numerica dalla tre quarti in poi. Adesso calcio di munizione ottimo a favore dello Spinazzola. Sulla sfera c'è proprio lui, Quattromini, che probabilmente cercherà direttamente la conclusione in porta. C'è anche Minervino sulla sfera, che potrebbe optare per la conclusione con il sinistro. 4 in barriera per Crisantemo. Parte Minervino, la conclusione in porta! La rete di Minervino per l'1-1 dello Spinazzola. Il pareggio della squadra ospite con il calcio di punizione perfetto, precisissimo, di Minervino col mancino. Forse la barriera un pochino posizionata male. È stato tutto facile per Minervino piazzarla lì all'angolo basso, dove Crisantemo non ci è potuto arrivare. Cambia il risultato al 7° minuto del secondo tempo. C'è il pareggio della nuova Spinazzola con la rete di Minervino, il difensore centrale. Non è solito veder calciare i calci di punizione a un difensore centrale. Minervino ci ha smentito, andando a trovare la rete del pareggio. Tascoli prova a tenere la palla in campo, non ci riesce. Ci sarà il fallo laterale a favore dell'Andria. Il rinvio profondo di Minervino nella zona di Bove. L'intervento di Cassetta, che mette palla bene giù. Poi Palumbo cerca il lancio profondo. Miracapillo di testa a Francesco Palumbo dello Spinazzola. La palla per Di Noia. Bove aggancia, si gira bene. Poi il tunnel ancora Bove, mezza a due. Prova ad andare via. Intervento regolare. Allora Palumbo per Zinni. Prova ad andare via lui. Zinni trattenuto da Cilimato. Calcio di punizione a favore dell'Andria. Sulla sfera c'è Albano. Lancio profondo di Albano, di testa Palumbo, poi Minervino. La palla arriva a Zinni, in area Zinni, l'intervento di Ungaro. Poi dalla distanza Palumbo, la conclusione debole, blocca la greca. L'apertura a sinistra per Messina. Lancio profondo, Caporale di petto, mette giù. Poi Terlizzi dietro per Crisantemo. Lancio lungo, Caporale allunga, poi De Fato di petto, mette giù. L'apertura buona per Zinni, un pochino arretrata. Allora si torna indietro da Albano. Ancora un lancio lungo, di testa Minervino. Poi Caporale per Zinni. Recupera palla Arboria, la palla per Di Noia. Sbaglia il suggerimento, allora Palumbo. Lancio lungo. Ungaro aspetta l'uscita di La Greca, che va a bloccare con le mani. La palla per Palumbo. Messina attaccato da De Fato, va a lancio lungo. Bove aggancia, si gira bene. Poi la palla per Arboria, l'apertura a destra per Di Noia, un po' corta, capisce tutto Albano. Poi arriva Ungaro,
anche Caporale che mette palla per il fallo laterale. Con le mani Minervino per Palumbo, si abbassa quattro uomini a ricevere. L'apertura a sinistra per Messina, un pochino corta, riesce comunque a recuperare palla Messina. Poi Palumbo per Minervino. La palla di quattro uomini, che ancora lui prova a sfondare. L'intervento di Cassetta, ancora quattro uomini. Questa volta commette fallo il numero 10. Anzi no, non c'è calcio di punizione, ci sarà rimessa con le mani a favore dell'Andria. Caporale, lo stop complicato, recupera palla lo Spinazzola, Cinimato per Arborea, l'intervento di Di Palma, di testa De Fato. Palumbo, palla ritrata, non precisissima, deve uscire la greca. La palla per Messina. Via Messina, bene a Palumbo, ha spazio adesso Messina, prova a prenderlo tutto. Messina, il passaggio intercettato da Caporale che recupera palla, poi si ferma Caporale, l'intervento di quattro uomini che recupera palla a centrocampo, prova ad andare via lui, quattro uomini, la palla dentro per Dascoli, è buona, ancora Dascoli in aria, attaccato da Di Palma, l'intervento pulito, poi Cilimato per recuperare palla in aria, ancora davanti lo Spinazzola dal limite, quattro uomini, la conclusione ribattuta da Di Palma, prova a partire Miracapillo, l'intervento falloso di Arborea, anzi no, è Miracapillo a commettere fallo. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola, sulla sfera c'è quattro uomini. La palla morbida sul secondo palo di testa, ancora Cilimato, andato a colpire, blocca il Crisantemo. Il rinvio lungo di Crisantemo, di testa Minervino. Di Noia tiene palla in campo, ha spazio sulla destra di Noia, prova a saltare Albano, ci riesce servendo Bove, la palla ancora di ritorno, capisce tutto Cassetta. Zinni, la palla per Albano, ancora Zinni, buono lo scambio tra i due. De Fato, la palla dentro per Miracapillo, in anticipo Messina, la palla retrata per la greca. Palla per Ungaro in difficoltà, cerca il lancio lungo, palla che termina in fallo laterale con le mani Albano. La palla per Caporale, Albano attaccato da Di Noia che intercetta palla, la recupera poi Arborea, la palla per quattro uomini che adesso ha spazio, occhio a quattro uomini, l'apertura a sinistra per Dascoli, dentro a cercare Cilimato che si disinteressa del pallone, arriva Albano che con calma attende l'intervento di Crisantemo. Rinvio lungo di Crisantemo, una zona di campo dove c'è solo Ungaro che può mettere giù con calma. Poi il lancio per Di Noia, la trattenuta di Di Noia, i danni di Albano, calcio di punizione a favore Andria. Noi ringraziamo ancora gli sponsor che permettono questo evento, la Fertil Sud a Spinazzola, Cereal Fair a Spinazzola, linea uomo, parrucchiera a Spinazzola, occhio però perché la greca deve uscire, lancio profondo di la greca ad evitare la conclusione di Miracapillo. Dicevamo linea uomo, parrucchiera a Spinazzola e Legea ad Andria. Messina, la palla per Bove, Caporale interviene, poi Di Palma mette palla in fallo laterale con le mani pronto Messina,
rimessa lunga, cilimato di testa, l'anticipo di Terlizzi. Poi quattro nomini, ancora lui, aggancia bene. Il tunnel ai danni di Palumbo. Termina giù quattro nomini, non c'è fallo. Poi Palumbo mette palla in fallo laterale, c'è però una deviazione di Di Palma con le mani in Messina. Rimessa con le mani ancora a favore dello Spinazzola, sale Messina per la rimessa con le mani. Bove trattenuto da Palumbo, ancora Bove, il fallo commesso da Palumbo, abbastanza vistosa la trattenuta ai danni di Bove, trattenuta ripetuta da Palumbo. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola, sulla sfera c'è quattro uomini. La palla sul secondo palo di testa di Noia, la gira in porta, la palla che termina sul fondo a un passo dalla rete del vantaggio. Lo Spinazzola di testa di Noia ha colpito tutto solo, la palla che ha sfiorato la traversa. Il rinvio di Crisantemo di testa Arborea, poi Albano, l'intervento di Cassetta, cercava Zigni, passaggio impreciso, esce una rimessa laterale a favore dello Spinazzola. Arborea restituisce palla alla nuova Andria, Cassetta aveva messo palla praticamente in fallo laterale. Rinvio di Crisantemo, Ungaro, il campanile nella zona di Di Noia che riesce ad agganciare in una maniera davvero difficile. Quattro uomini, la palla per Bove, si gira Bove, l'intervento di Terlizzi, la palla che arriva a Zinni, prova ad andare via Zinni, si allunga la palla, arriva Ungaro, poi Albano per De Fato, il palleggio di De Fato, l'intervento di Quattromini, palla che va in termine in fallo laterale con le mani Bove per Di Noia. Cassetta, il lancio lungo, non c'è nessuno davanti, allora Minervino con calma mette giù, serve Quattromini, la palla per Di Noia che aggancia bene col mancino, l'intervento di Cassetta pulito che va a servire poi Albano, Arborea in scivolata, recupera palla, prova a recuperare anche Di Noia, non riesce a tenere in campo, il lancio lungo di Cassetta intercettato da Arborea, forse in posizione irregolare Arborea, si continua a giocare, ultimo tocco di Arborea, anzi no, c'è un tocco di Caporale, ci sarà il calcio d'angolo a favore dello Spinazzola, è pronto un cambio però, il primo a favore dello Spinazzola. Walter! L'ingresso in campo di Rotunno. Salvato! Salvato! Lascerà il campo il numero 7 Dascoli. Francesco qua. Sinistra a vincere, dai il gol, 18. Fuori Dascoli, dentro Rotunno. Questo è il primo cambio di mister Schiavone. Calcio d'angolo dalla bandierina, c'è Bove. La palla dentro, tesa, mette fuori Albano. Dal limite, quattro uomini, non riesce ad agganciare bene. Poi il Rotunno non è entrato, va a toccare palla in maniera scomposta. Commette fallo. Thank you.
posizionarsi come difensore centrale. Palumbo è passato a fare il terzino sinistro e Messina è passato a fare l'esterno alto. Ridisegnata quindi la formazione della nuova Spinazzola. Il rinvio di Crisantema nella zona di De Fato, che aggancia bene, prova a girarsi. De Fato attaccato da Arborea, la palla dettata per Albano. De Fato tocca, palla che termina in fallo laterale con le mani Ungaro. La palla per Quattromini. Di Noia, spinto da Albano, calcio di punizione a favore della squadra ospite. Quattromini per Rotullo, lancio lungo, non arriva a destinazione. Allora mira Capillo, la palla per Palumbo, l'apertura a sinistra per Zinni, ottima. Zinni prova ad andare via, la chiusura di Ungaro in fallo laterale. Zinni, la palla per Albano. Mira Capillo, lancio profondo, mette Minervino, interviene bene, va a servire Di Noia. Cerca un dribbling Di Noia, ma subisce fallo. C'è il calcio di punizione a favore della nuova Spinazzola. Rotundo, il lancio lungo, scivola Rotundo. Intervento di Palumbo, poi Minervino di testa, prima di De Fato, Quattromini. Poi la palla arriva a De Fato, l'apertura a destra per Mira Capillo, che riesce a tenere palla in campo. Ultimo tocco di Palumbo, il fallo laterale a favore dell'Andria, con le mani pronto di Palma. La palla per Mira Capillo, ancora Mira Capillo, con il tacco cerca De Fato, poi si torna indietro da Di Palma. Caporale, la palla dentro, cercare Zinni, palla troppo lunga, facile preda di La Greca. Minervino, la palla per Palumbo. Minervino, Rotundo. Palla per Di Noia, ancora un passaggio corto di Rotundo. Prova a partire Albano, palla che resta in campo, il lancio lungo di Ungaro. Bove prova a raggiungerla, palla troppo lunga, esce Crisantemo che blocca. Con le mani affidata ad Ungaro. Di Noia di testa, Albano, ultimo tocco di Bove, con le mani Albano. De Fato va via Rotundo, ancora De Fato, a fianco c'è Zinni. De Fato va palla dentro per Patruno, mette fuori Francesco Patruno, poi Cilimato per Quattromini, prova ad andare via. Caporale riruba palla, arriva Arborea. Quattromini per Messina. La palla ancora per Quattromini, che prova ad andare via con l'esterno. Poi arriva Caporale, ancora Quattromini. Recupera palla, la palla dentro per Cilimato, che prova a girarsi. Braccato da due uomini. Calcio di punizione a favore dello Spinazzola. Calcio di punizione da una posizione abbastanza simile, è nato la rete del pareggio
Minervino però sembra essere lontano dal punto di battuta. Ci sono Bove e Quattromini pronti a calciare. Quattro in barriera per Crisantino. Barriera allungata dai giocatori della Spinazzola. Parte Quattromini, la palla dentro per Bove, uno schema. La palla dentro, mette fuori Terlizzi. Zinni prova a partire, arriva Di Noia in chiusura. Ancora Zinni, spinto da Di Noia. Calcio di punizione a favore dell'Andria. Secondo cambio, pronto per lo Spinazzola. Fuori il numero 9 Cilimato, vicino alla rete in più di un'occasione. Al suo posto il numero 16 Michele Blasi. Questo è il secondo cambio di mister Schiavone. Forze fresche lì davanti. Il rinvio lungo di Crisantemo. Quattromini. Cassetta. Perde palla, la recupera Arboria. La palla dentro per il nuovo entrato Blasi, che non riesce ad agganciare. Albano. Intervento di Caporali, lancio lungo che termina direttamente in fallo laterale. Noia con le mani, la palla per Arboria, il cross al centro, mette fuori Terlizzi, non in maniera decisissima. Allora Messina prova a tenere viva l'azione offensiva dello Spinazzola. Intervento regolare di Di Palma. Palumbo recupera la palla per lo Spinazzola. Quattromini, intervento ancora di Palumbo, poi Ungaro di testa, palla sull'esterno che arriva a Zinni. De Fato. Intervento falloso di Arboria, calcio di punizione. Palumbo, il lancio lungo, facile preda di La Greca. Rotullo per Minervino, lancio lungo di testa Terlizzi. Quattromini, la palla per Messina, dentro a cercare Di Noia. Palla che arriva a Caporale. Apertura sinistra, ancora imprecisa. Allora Ungaro, l'intervento per Bove. Recupera palla a Caporale, prova ad andare via. Chiuso da Arboria, Caporale. Albano, la palla per Patruno. L'intervento di Ungaro, rilancio lungo. Bove prova a tenerla in campo. La palla oltrepassa la linea laterale. Ci sarà la rimessa a favore dell'Andria. Ungaro con forza la mette in fallo laterale. Ancora una rimessa a favore della nuova Andria. La rimessa di Albano, di testa Arboria, mette fuori Cassetta, la palla deviata da Bove, ancora in fallo laterale, non ci si sposta da lì. Terzo fallo laterale consecutivo a favore della nuova Andria. Con le mani Albano, Arboria, il dribbling, poi l'apertura sinistra per Messina. Mira Capillo, la palla dietro per Terlizzi, il lancio lungo, Minervino mette giù bene, la palla per Quattromini,
Bove. Palla dentro, cercare Di Noia. Posizione irregolare di Di Noia. Calcio di punizione a favore della Nuova Andria. Allora siamo al 30° minuto in questo secondo tempo. Risultato parziale di 1-1. Il vantaggio della Nuova Andria con Zinni. Il pareggio di Minervino sul calcio di punizione nel secondo tempo. Il rinvio di Crisantemo di testa a Quattromeni, tocca soltanto, poi Defato, Patruno, Quattromeni aggancia, l'apertura per Messina, Di Noia, prova ad andare via Di Noia, l'intervento di Terlizzi con la palla che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato a Quattromeni. La palla sul secondo palo, esce Crisantemo, la testa di Patruno che a porta vuota non riesce ad inquadrare lo specchio. Palla che termina sul fondo, altra occasione per lo Spinazzola per portarsi sul 2-1. Ricordiamo che la Nuova Andria è sempre in inferiorità numerica per l'espulsione di Picciocco. Il rinvio di Crisantemo di testa a Quattromeni, si aiuta con un braccio commettendo fallo. Allora c'è il calcio di punizione a favore della Nuova Andria. Caporale, lancio lungo di testa Ungaro, poi Arborea, Cassetta, il lancio profondo, palla che resta in campo, arriva Rotullo, poi la palla per Arborea, Minervino, Quattromeni, l'apertura a destra per Bove, troppo forte con la palla che esce in fallo laterale a favore dell'Andria. A posto di chi, mister? Defato. La palla passa per Zinni che prova ad andare via, si accentra Zinni, ancora lui prova a far tutto da solo, la palla per Miracapillo, in posizione irregolare Miracapillo, allora calcio di punizione a favore Nuova Spinazzola, altro cambio per la Nuova Andria, fuori il numero 8 Palumbo. Vieni, vieni, salve. 8 per 16. Al suo posto il numero 16 Nevola, classe 1997. Subentrato a Palumbo, anche lui classe 97. Dicevamo in avvio di cronaca, una squadra giovanissima quella della Nuova Andria che oggi non sta sicuramente sfigurando contro il forte Spinazzola. Il lancio profondo di Zinni, Minervino interviene, poi l'apertura a destra, si deve impegnare Bove per raggiungere palla, riesce ad agganciare Bove, poi si gira anche bene, forse trattenuto, non c'è fallo, comunque guadagna una buona rimessa laterale con le mani, l'appoggio per Arborea, Quattromeni, palla troppo corta, vince un contrasto Quattromeni, poi la palla per Di Noia, Bove, riesce a sfondare Bove, finta il cross, rientra sul sinistro, ancora Bove con l'esterno, la palla dentro, mette fuori Cassetta, poi Caporale, deciso, un calcione a liberare, di testa Minervino, la palla per Arborea, ancora a cercare Bove, in posizione irregolare Bove, calcio di punizione a favore della Nuova Spinazzola. Thank you.
rinvio di Crisantemo. Mette fuori Ungaro. Si sembra sto a truffare a Quirti. Dai zitto, guarda la partita e basta. Bacale. 4.000, palla per Ungaro. Bove. Ungaro, ancora 4 uomini. Intervento di Caporale. La rimessa con le mani a favore dell'Andrea. Con le mani in nevola. La palla per Devato, poi Zinni. Palla arretrata, ne approfitta Di Noia che prova a partire lui. Ancora Di Noia, velocissimo, entra in aria, Di Noia col mancino, prova ad andare via, steso da Albano, non c'è fallo, ci sarà solo rimessa dal fondo, subito battuta, si continua a giocare tra le proteste dei giocatori dello Spinazzola. Zinni, Caporale, perde palla, ma subisce fallo. Più lungo Palumbo anticipa Miracapillo, poi prova a partire lui, si ferma, la palla per 4 uomini che con l'esterno prova ad andare via, lo fa bene, ancora 4 uomini, ma ottimo intervento di Di Palma, poi ritorna 4 uomini che va a commettere fallo. Terzo e ultimo cambio per lo Spinazzola, dentro Pasculli, fuori Messina. Caporale, lancio lungo di testa a Minervino, poi 4 uomini, la palla per Blasi, Di Noia, l'apertura per Bove. L'apertura a sinistra per Pasculli, rientra sul destro Pasculli, ottima chiusura di Di Palma, poi ancora Pasculli, Bove cerca la porta, la conclusione potente ma imprecisa che termina sul fondo. Sul cronometro 1-1 il parziale, nuova Andrea sempre in inferiorità numerica. Il rinvio lungo di Crisantemo, di testa a Bove. Arborea, la palla passa per Di Noia, ottimo l'intervento di Cassetta. Di Noia prova a sfondare ancora lui, la palla dentro per Blasi, l'intervento ottimo ancora di Cassetta che mette palla in calcio d'angolo. Sale Rotundo, sale Patruno, Spinazzola sempre alla ricerca della rete del vantaggio, dalla mandarina è pronto Bove, il cross dentro di testa Rotundo, andato a colpire di testa da distanza notevole, palla che si spegne sul fondo. Lungo di Crisantemo, arriva Bove, poi ancora la palla per Di Noia. Bove, 4 uomini, si gira bene 4 uomini, occhio alla conclusione, la finta, poi l'apertura a destra per Di Noia, ancora posizione irregolare per lo Spinazzola, questa volta Di Noia è partito con qualche secondo d'anticipo. Di Crisantemo, Ungaro mette
palla lunga, poi Nevola, la palla per Zinni, De Fato, si gira, ma arriva Rotunno che gli ruba la palla, ma commette fallo. Calcio di punizione, subito battuto, caporale per Zinni. La palla per Cassetta, De Fato, Zinni, caporale. Si accentra caporale, occhio alla conclusione, la prova. Debole, la greca blocca, poi l'apertura con le mani per Pascoli che prova ad andare via veloce, arriva Di Palma che gli ruba palla, si è allungato un po' troppo palla Pasculli. Ungara, ancora un lancio lungo, arriva prima di tutti Caporale, poi Rotunno, Arborea, Bove, la palla buona per Di Noia, posizione regolare questa volta di Di Noia, arriva Nevola in chiusura, Di Noia prova ad andare via ancora dalla linea di fondo, Nevola, poi Cassetta, Albano, libera di testa prima di tutti De Fato, poi Palumbo, la palla dentro, mette fuori Cassetta, Zinni, intervento falloso di Ungaro su Zinni, signore, signore, cartellino giallo ai danni di Ungaro, terzo e ultimo cambio anche per la Nuova Andria. Pronto ad effettuare l'ingresso numero 15 la Mesta. Caporale, la lancia provando a cercare Zinni. Spingilo di là, Mattia, fallo mettere lontano. Con la palla che termina il fallo laterale, Zinni. Quando va fuori! Terlizzi, un campanile di testa a Caporale. Signore! Non riesce a tenere palla Zinni. Vieni, Mattia! Via tutto la foda anch'io. Ad uscire sarà il numero 11 Miracapillo. Fuori Miracapillo, dentro la Mesta. 2 minuti alla fine dell'incontro, più eventuale recupero. Testa Palumbo, Terlizzi, l'apertura per Di Palma, dentro a cercare la Mesta, in anticipo Palumbo che mette fuori, palla che però resta lì, allora Rotunno di testa, Pasculli, Palumbo per Quattromini, lancio profondo, il rinvio lungo di Cassetta, De Fato aggancia ma in posizione irregolare. Quattro minuti di recupero. Rotunno. Lancio lungo a cercare Bove che di testa prova a girare nella zona di Blasi, mette fuori Caporale, Pasculli, la palla per Arborea, Quattromini, la palla dentro per Blasi, prova a girarsi Blasi, la palla diventa buona per Pasculli, di tacco Pasculli, Arborea, palla che si alza, Di Noia aggancia, palla che resta lì, Nevola prova a mettere fuori, poi Bove, la conclusione che termina sul fondo, non c'è nessuna deviazione, ci sarà la rimessa dal fondo a favore dei padroni di casa. Altra occasione per lo Spinazzola, questa volta ci ha provato Bove.
l'invio di Crisantemo. 4 uomini di petto, mette giù. Poi l'apertura sinistra per Pasculli. Prova ad andare via Pasculli. Di Palma lo trattiene, poi Pasculli riesce ad andare ancora via. Pasculli dal fondo. Il cross. L'intervento di Terlizzi in calcio d'angolo. Dalla bandierina 4 uomini. Il cross al centro, troppo sul portiere, blocca Crisantemo. Il rinvio con l'esterno a cercare De Fato, che mette giù bene. L'apertura d'altra parte, dove c'è Zinni. Occhio perché lo Spinazzola è un pochino scoperto, Zinni. La palla per De Fato, è troppo arretrata. La rimessa laterale a favore dello Spinazzola. Con le mani Pasculli per 4 uomini. Con le mani Patruno, la Mesta mette in fallo laterale. Con le mani Patruno, la palla profonda. Poi Blasi per Di Noia, posizione irregolare di Di Noia. Calcio di punizione a favore dell'Andria. Il rinvio di Crisantemo, mette giù Arborea. Apertura per Bove. Forse ultima azione per lo Spinazzola. Intervento di Caporale che mette palla in fallo laterale. Bove, 4 uomini. Mette giù, ancora 4 uomini. Cerca Di Noia, lo fa benissimo con la rabona. Poi intervento su Blasi. Non c'è più tempo, finisce quel triplice fischio del direttore di gara. La gara di andata del terzo turno di Coppa finisce qui. 1-1 il punteggio in attesa della gara di ritorno fra 15 giorni. La prima rete di Zinni che ha portato in vantaggio la nuova Andria, poi l'espulsione di Picciocco che ha sicuramente dato una difficoltà in più alla nuova Andria. Nel secondo tempo il pareggio di Minervino su calcio di punizione. Nuovo Spinazzola che in più di un'occasione ha cercato la rete del vantaggio senza riuscire a concretizzare le azioni costruite nel secondo tempo. Noi ringraziamo ancora gli sponsor che hanno permesso questo evento: Cereal Fer, Fertil Sud, Linea Uomo e Legea. Trovate tutte le specifiche tecniche al di sopra del nostro player, indirizzi e recapiti telefonici. Dallo stadio Fidelis di Andria è davvero tutto. Ricordiamo il risultato finale: Nuova Andria 1, Nuova Spinazzola 1. Il più cordiale buon proseguimento di serata.